Tentativo di furto nella notte negli uffici del comune di Canicattigno. Ti sono entrati nella sede centrale di Corso Umberto. Non trovando nulla di valore, sono fuggiti via a mani vuote, sfasciate tutte le porte interne. È l'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattino in chiude. L'ASP di Agrigento ha previsto il mantenimento del servizio in sede di approvazione della pianta organica. Presentata ieri a Licata la manifestazione Vele e Sapori, l'iniziativa è in programma dall'11 al 13 settembre. Il tema sarà valorizzazione del territorio, gastronomia, sport e accoglienza tra i popoli. Ben trovata a questa nuova edizione del telegiornale di TV Europa. Tentativo di furto nella notte ai danni del comune di Canicattigno. Ti sono entrati all'interno della sede centrale dell'ente pubblico in Corso Umberto, ma alla fine non hanno portato via nulla. Il servizio di Carmelo Vella. Intrusione nella notte all'interno della sede centrale del municipio di Canicattì. Ignoti, dopo aver forzato una finestra laterale, sono entrati dentro gli uffici del comune in Corso Umberto alla ricerca di qualcosa di valore. Per farsi strada hanno divelto le porte di accesso agli uffici. I malviventi hanno rovistato nei cassetti, negli armadi, nelle scrivanie, ma non hanno portato via nulla. A dare l'allarme questa mattina sono stati gli impiegati alla riapertura del municipio. Immediatamente è stato avvisato il sindaco Vincenzo Corbo, il quale ha avvertito i carabinieri. Al municipio di Canicattì sono arrivati i militari della locale compagnia. Sono loro a portare avanti le indagini nel tentativo di identificare gli autori di questo tentativo di furto. I carabinieri stamattina hanno rilevato le impronte digitali che i ladri hanno lasciato su porte e arredi, sperando che possano dare delle indicazioni utili alle indagini. Acquisite anche le immagini di alcune telecamere della videosorveglianza cittadina, la speranza è quella che possano avere registrato i volti di coloro i quali la scorsa notte sono entrati dentro la sede centrale del municipio di Canicattì. Non è comunque la prima volta nelle ultime settimane che si registrano tentativi di furti ai danni delle sedi del comune. Recentemente, infatti, i ladri avevano fatto visita alla sede di Via Battisti, ma anche in questo caso non era stato portato via nulla di valore. È passato un altro giorno e la situazione rimane sempre la stessa. Sono sempre critiche le condizioni di Gabriele Chiaramonte, l'agrigentino rimasto coinvolto domenica scorsa in un terribile incidente stradale mentre viaggiava a bordo della sua Smart con la fidanzata nei pressi di Melfi. I medici dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove il 36enne si trova ricoverato e dove ha già subito un delicato intervento al cervello, non sciolgono la prognosi e l'agrigentino è sempre in coma farmacologico. Migliorano invece le condizioni della fidanzata di Gabriele, la ragazza canicattinese che era con lui al momento dell'incidente. Lei potrebbe essere la chiave per gli investigatori per cercare di capire cosa sia successo esattamente quella domenica pomeriggio. Infatti, si spera che la giovane possa raccontare la dinamica del sinistro e far luce sulla vicenda. La ragazza attualmente si trova ricoverata all'ospedale civico di Palermo e sembra che migliori di giorno in giorno, tanto da essere già fuori pericolo. Un uomo di Castellana Grotte in provincia di Bari è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì. Per lui l'accusa è di esplosioni, di colpi d'arma da fuoco pericolose. L'altro giorno, infatti, l'uomo che si trovava in contrada Pispisì in territorio di Naro per una battuta di caccia ha sparato alcuni colpi di fucile in una zona dove si trovava una casa con all'interno una donna e la figlia di appena 6 anni. I piombini addirittura sono finiti sul capo della signora, che a questo punto ha deciso di avvertire il 113. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato l'uomo che era ancora intento a cacciare. Dopo aver appurato che quanto è stato denunciato dalla donna risultava una verità nei confronti dell'uomo residente in Puglia, è scattata la segnalazione in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Avrebbero sparato alla selvaggina, rimaniamo sempre in tema di caccia, il giorno di apertura appunto della stagione di caccia, ma i proiettili avrebbero colpito un condominio di Agrigento e continuano le indagini sui due cacciatori protagonisti di questo episodio accaduto 2 giorni fa a Fontanelle, frazione di Agrigento. Sembra che alcuni colpi esplosi abbiano raggiunto il prospetto di un edificio posto nei pressi di una zona di campagna, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Ad occuparsi della vicenda sono i poliziotti in collaborazione con i carabinieri e il corpo forestale dello Stato di Agrigento. I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì sono stati impegnati fino alla tarda mattinata di oggi per spegnere un incendio che si è sviluppato la scorsa notte all'interno di una discarica abusiva che si trova nei pressi di via Monsignor Ficarra. All'interno vi era di tutto, dalla plastica al cartone al vetro, pneumatici usati,
che hanno prodotto un fumo acre e nero che ha creato problemi e disagio agli abitanti di questa zona di Canicattì. La scorsa notte, in tanti, nonostante il grande caldo di queste ore, sono stati costretti a tapparsi in casa, chiudendo le finestre per la discarica che si trova, tra l'altro, nei pressi dell'ex macello comunale, oggi utilizzato come deposito per i mezzi che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Incendio ieri a Ravanusa, dove è stato seriamente danneggiato il centro comunale di raccolta della Dedolo Ambiente. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:30 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno lavorato per ben 5 ore per poter domare il rogo. Nel deposito di circa 4.000 metri quadrati interessato dalle fiamme vengono conferiti rifiuti differenziati non solo di Ravanusa ma anche del comune vicino di Campobello di Licata. Alcuni autocompattatori erano all'interno del centro e sono stati messi in salvo dalle fiamme. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, ma in serata il rappresentante dell'ATO ha sporto denuncia ai carabinieri di Ravanusa e non si è ancora quantificato il danno provocato dal rogo, ma sarebbe ingente. E a Palagonia, nel Catanese, non si ferma il lavoro degli investigatori che continuano ad indagare e a dare la caccia ai tre possibili complici del 18enne ivoriano Mamadou Camara, il presunto assassino di Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez, gli anziani appunto uccisi nella loro villa in provincia di Catania. Il GIP del Tribunale di Caltagirone, Ivanna Maria Cardillo, ha convalidato il fermo del ragazzo che rimane rinchiuso dunque nel carcere di Caltagirone. La procura gli ha contestato il reato di duplice omicidio e rapina aggravata, ma intanto continua ad essere al centro delle polemiche politiche il CARA di Mineo, dove era ospite il giovane ivoriano. Per domani è stato annunciato l'arrivo del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. E su questa visita interviene anche il vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, che ieri ha celebrato i funerali dei due coniugi. Il presule, come aveva fatto nella sua omelia, invita nuovamente a non fomentare l'odio. Qualcuno su questa situazione continua a marciarci e con Salvini la Lega non è per nulla diplomatico. Non so cosa verrà a dire Salvini, afferma il vescovo davanti alle telecamere di TG Rai Sicilia. Certo, qualcosa dovrà dirla a Maroni, che ha voluto questo centro. Noi non lo volevamo. E sul CARA di Mineo c'è anche il botta e risposta a distanza fra il ministro dell'Interno Angelino Alfano e il suo predecessore e attuale governatore della Lombardia, Roberto Maroni, che dice: Salvini specula sui morti. E l'accusa rivolta appunto dal titolare del Viminale, che dice: innanzitutto voglio ricordare che il CARA di Mineo è stato aperto dalla Lega Nord e questa è una verità storica, dice Alfano, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa a Palermo. Salvini è l'espressione di un razzismo che oggi è il seme, il germe più pericoloso in Europa. Alfano era ministro con me quando abbiamo aperto il CARA di Mineo o dormiva, non lo so, gli risponde da Milano intanto Roberto Maroni e aggiunge che il CARA è stato aperto e gestito dalla Lega per 6 mesi senza incidenti, dopodiché sono arrivati i governi Monti, Letta e Renzi. E quello che è venuto dopo è colpa soltanto di questi governi. Ci spostiamo ancora ad Agrigento. All'ospedale San Giovanni di Dio è stato eseguito la scorsa notte un prelievo multiplo di organi ad un paziente, Angelo Maddi, di 48 anni di Favara, deceduto l'altro ieri a causa di un aneurisma cerebrale. L'intervento ha visto il coinvolgimento di chirurghi e sanitari appartenenti a diversi reparti ospedalieri. Preme innanzitutto sottolineare, ha dichiarato il direttore sanitario di presidio Antonello Seminerio, la generosità dei familiari e il grande valore umano sotteso alla scelta di acconsentire all'espianto degli organi vitali. Si tratta di un gesto esemplare da mettere in assoluta evidenza, poiché grazie alla donazione oggi è possibile offrire nuove speranze a molte persone in serie difficoltà. In secondo luogo, è doveroso rimarcare la professionalità dei medici e degli infermieri che hanno lavorato in sinergia garantendo la perfetta riuscita del prelievo multiorgano. Una donna nigeriana al 9° mese di gravidanza ha partorito un maschietto sulla motovedetta della Capitaneria di Porto, la numero 324, diretta verso il porto di Lampedusa, dopo essere stata tratta in salvo da un pattugliatore della Guardia Costiera che ha soccorso 55 migranti al largo delle coste della Libia. Sia la mamma, che ha 24 anni, che il bambino, che pesa circa 3 kg, sono in buone condizioni. Al loro arrivo sull'isola troveranno ad attenderli i medici del poliambulatorio e forse successivamente verranno trasportati al San Giovanni di Dio di Agrigento. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella parteciperà alla commemorazione in onore dei magistrati uccisi dalla mafia Antonino Saetta e Rosario Livatino. La cerimonia si svolgerà il prossimo 25 settembre nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia
di Caltanissetta, intitolata proprio ai due servitori dello Stato uccisi dalla mafia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Ancora non si sa molto sull'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, prossimi aggiornamenti appunto nelle altre edizioni dei prossimi giorni si avranno presto. Fabrizio Ferrandelli, l'ex deputato regionale del Partito Democratico, dimessosi dall'Assemblea regionale siciliana in polemica con il PD e con Crocetta Cattolica Eraclea, ha dato ufficialmente il via al Comitato Costituente dei Coraggiosi di Agrigento, un primo tassello che si completerà nelle prossime settimane con l'adesione di tutti i comitati cittadini presenti nella maggior parte dei comuni dell'Agrigentino e la costituzione del coordinamento provinciale. All'incontro hanno partecipato alcune delegazioni di Agrigento, Sciacca, Campobello di Ricata, Licata, Canicattì, Ribera, Raffadali, Vivona e Camastra. Nella terra dei templi, del mare e del sole di Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia e Camilleri, ha detto Ferrandelli, i coraggiosi nascono per cambiare radicalmente una classe politica che ha ridotto una capitale del mondo nell'ultima periferia dell'impero. Rimaniamo a Palermo, sempre all'Arsi, il governatore Rosario Crocetta si dice pronto ad accogliere in giunta il nuovo centrodestra. Dice, voglio essere franco, in un'ottica di lealtà, di trasparenza e di rispetto del programma elettorale. Non sarei contrario all'allargamento della maggioranza al nuovo centrodestra, una svolta decisa da parte del Presidente della Regione che a giugno disse no con vigore. E qualcosa, dice ancora, nelle ultime settimane è cambiato. Il PD, dopo la bufera estiva legata al caso Tutino, ha stretto le redini intorno al governo regionale. La stessa giunta ha assunto un connotato più politico con l'ingresso di esponenti del Partito Democratico come Gucciardi e dell'Unione di Centro come Pistorio. Gli stessi democratici hanno stretto un patto con il nuovo centrodestra per il dopo Crocetta che il segretario regionale Fausto Raciti ha fatto sapere di essere pronto ad attuare subito proprio con l'ingresso degli alfaniani a Palazzo d'Orleans. Niente ingresso invece per chi si presenta in abiti succinti. E questa la disposizione del presidente del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, che dopo il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha applicato la stessa disposizione per gli uffici comunali, ha emanato il provvedimento per evitare l'ingresso a chi non è vestito in maniera consona all'ambiente. Appositi manifesti sono stati affissi per questo motivo alle porte di entrata della struttura giudiziaria. Una circolare interna è stata fatta veicolare tra gli uffici per mettere a conoscenza quanti lavorano al Tribunale di Agrigento della disposizione impartita. In una nota, il sindacato degli agenti di polizia, il SAP, esprime la propria soddisfazione per la rapina e i danni di un commerciante di prodotti ittici sventati dal personale in servizio. Martedì 1 settembre, personale del commissariato di Porto Empedocle, così come recita il comunicato, ha portato a termine una brillante operazione di polizia giudiziaria, sventando una rapina, recuperando l'intera refurtiva e arrestando i due malviventi in flagranza di reato. Questa è la nota appunto di Ferdinando Cavallaro, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Agrigento, che lamenta anche la scarsezza di risorse messe a disposizione delle forze dell'ordine. Non chiude l'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Infatti l'ASP di Agrigento, in sede di approvazione della pianta organica, ha previsto il mantenimento dell'importante servizio. In particolare in questa intervista con Antonio Cani del Partito Democratico. Sentiamo. Antonio Cani, esponente del Partito Democratico, ieri si è parlato della chiusura dell'UTIC, l'unità di terapia intensiva cardiologica all'ospedale Barone Lombardo, ma sembra che di questa notizia non ci sia nulla di vero. No, credo che è una notizia infondata e falsa. Mi consente di fare una premessa a tutto questo. Canicattì credo che non abbia necessità di confusione, ha necessità di costruire percorsi, di fare le cose che mancano anche all'interno dell'ospedale di Canicattì, vedi pronto soccorso, rianimazione, personale, chi più ne ha più ne metta. Ma certamente confusione non serve, con tutto il rispetto del professore Di Natale, non so chi gliel'ha data questa notizia, ma lo dico per evitare di illudere o di fare polverone inutili da questo punto. Poi è proprio la massima trasparenza. Basta andare sul sito dell'ASP di Agrigento e cercare UTIC di Canicattì e si trova che non è, no,
resterà lì dove, dove. D'altro canto è nella pianta organica che non si può modificare. Per modificare la pianta organica bisogna sconvolgere, andare di nuovo alla Commissione di Sanità. Cioè è un percorso che conosciamo tutti, è lunghissimo. Quindi questa cosa, facciamo le battaglie per cose serie, per l'assunzione al pronto soccorso, per la rianimazione, che mi pare che sia più seria come battaglia. L'UTC resterà HGKT, ma non perché lo dice il PD o Antonio Cani, ma perché sta nella pianta organica. Quindi dare notizie false non serve a nessuno, e chi ha messo in circolazione questa notizia chiedo cortesemente di verificare prima di se la notizia è vera o falsa, perché rischiamo in una città canicattì che già ha i suoi grossi problemi di fare ulteriore confusione, e credo che ce ne sia abbastanza. Tre tifosi dell'Acragas Calcio sono stati denunciati per furto aggravato e hanno ricevuto il DASPO, provvedimento che vieta l'ingresso negli stati in seguito ai disordini che hanno preceduto la partita di Coppa Italia di Lega Pro fra la formazione di Agrigento e la Vigor Lamezia, che si è disputata il 18 agosto scorso allo stadio provinciale di Trapani per l'indisponibilità dello stadio Esseneto di Agrigento. I tre tifosi, secondo la ricostruzione dell'episodio da parte della polizia, sarebbero scesi da un pullman che li stava accompagnando allo stadio per rubare una delle bandiere del Trapani che era collocata davanti ad una ricevitoria. La polizia, dopo due settimane di indagini, ha identificato e denunciato per furto aggravato gli ultras. Nei loro confronti è scattato pure il provvedimento di DASPO. Le indagini continuano per individuare eventuali altri responsabili del furto. Presentata ieri a Licata la manifestazione Vele e Sapori. Immagini particolari in questo servizio. Sentiamo. È stato svelato nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palazzo di Città e moderata dal giornalista Angelo Augusto il programma della terza edizione della manifestazione velistica Licata tra Vele e Sapori, che si svolgerà nel weekend dall'11 al 13 settembre. Il piatto forte della manifestazione sarà ovviamente la vela, parecchie le barche che prenderanno parte alla manifestazione, con in testa Sagola Bio Trading, l'imbarcazione di Pepe Fornic con l'armatore e skipper che anche quest'anno sta mettendo la sua esperienza al servizio della realizzazione dell'evento. Anche quest'anno il format sarà lo stesso degli altri anni, visto che è stato vincente. Faremo una giornata di preparazione alla regata, quindi iscrizioni e regate di prova il venerdì, poi il sabato e la domenica regate sia bastone che costiere. La regata costiera sarà sul lato di ponente rispetto al paese, per cui fruibile e visibile da tutta la cittadinanza, sia della città che dai lidi proprio lungo la costa, per cui ci sarà uno spettacolo di almeno una trentina di barche, come ogni edizione siamo riusciti a portare, abbiamo già prescritti per oltre 22-23 barche, quindi speriamo da qui a una settimana di aggiungerne ancora qualcun altro. Sarà una terza edizione più ricca e che avrà un tema predominante, quello dell'integrazione tra i popoli, in un momento in cui gli sbarchi di migranti si susseguono a cadenza giornaliera. Testimonial della manifestazione sarà Otto Volante, barca che ha partecipato al campionato mondiale di Barcellona e promotrice di un'iniziativa importante sull'integrazione che, come detto, sarà uno dei temi predominanti di questa manifestazione. Licata tra Vele e Sapori, che come sapete è un contenitore che vuole innanzitutto promuovere la nostra città, il nostro porto turistico, il nostro centro storico, quindi i punti di forza della nostra città. Ha pensato bene di inserire questo argomento che è l'integrazione. Penso che il compito di un'amministrazione e di una comunità è anche quello di dare dei messaggi di questo tipo. Noi l'abbiamo fatto nel corso del tempo con iniziative legate al teatro che hanno coinvolto i ragazzi immigrati che sono nelle nostre comunità, i nostri ragazzi disabili eccetera, per farli sentire parte di questa comunità. Lo facciamo anche questa volta con la regata. La regata è un, come dire, di solito uno sport elitario, no? Che già in qualche modo si pensa che sia lontano già da i nostri stessi concittadini, quindi avvicinarlo al mondo dei ragazzi migranti, insomma, che hanno vissuto il mare con una certa enfasi e in qualche modo con terrore, penso che sia un bellissimo messaggio e dia la possibilità poi il giorno 12 all'interno di una conferenza che si farà sempre sul tema appunto degli immigrati e degli migranti. Penso che sia appunto un momento per poter discutere di questo argomento così importante. I ragazzi sono entusiasti, ci sarà anche una barca che ha partecipato ai mondiali che si chiama Otto Volante, che sarà testimonial attraverso un loro progetto che prevede due migranti a bordo, che verrà a fare da testimonial qua a partecipare alla regata. Quindi penso che è un bel messaggio che passa, noi siamo molto contenti che la regata quest'anno tratti questo argomento.
Domenica 6 settembre Andrea Camilleri compie 90 anni. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha deciso di festeggiare il compleanno avviando la procedura per conferirgli la cittadinanza onoraria di Agrigento. La decisione è stata avviata e comunicata allo scrittore, che l'ha accolto con commosso entusiasmo. Verranno concordate con lui le date e le forme della celebrazione dell'evento che onora la nostra città, dice Firetto, la quale potrà annoverare in questo modo tra i suoi concittadini il grande scrittore e padre, tra l'altro, di quel commissario Montalbano che da 21 anni conduce indagini serrate tra Vigata e Montelusa. Camilleri ha studiato ad Agrigento e ha seguito costantemente le problematiche sociali e culturali della nostra città. La sua biografia e la sua produzione letteraria, tra tutto il capolavoro Il Re di Girgenti, sono strettamente intrecciate al profilo e alla storia di Agrigento che ha contribuito a diffondere nel mondo. La cittadinanza onoraria Camilleri, ha detto ancora Firetto, sancisce anche la fine simbolica della presunta rivalità tra Vigata e Montelusa, quindi Agrigento e Portempedocle, e ricompone nella grandezza dello scrittore il profilo di una città che vuole tornare a crescere e a qualificare il tono civile e culturale. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per aver preferito la nostra informazione, vi do appuntamento a tutte le prossime edizioni. Arrivederci.